Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Qui ho preparato le farine per fare queste friselle. Userò un po' di integrale, farina di tipo 1 del Molino Cipolla, l'acqua, un goccio d'olio per usare nella ciotola perché farò un impasto a mano, il sale e questa è la pasta madre che ho rinfrescato all'incirca 4 ore fa. Ne ho ottenuta soltanto 80 grammi che bastano per questo impasto. Ora sta facendo caldo, quindi è bene diminuire un pochino la dose di lievito. Bene, ora sciolgo la pasta madre direttamente nella ciotola con una parte dell'acqua, della dose di acqua, in questo modo. Aggiungo mano a mano la farina, metto anche l'altra di tipo 1 e continuo a mettere l'acqua fino a esaurimento. Continuo ad impastare. La dose di acqua è 2,50, però diciamo che può variare a seconda delle farine che usiamo, ce ne può volere grammo più, grammo meno. Diciamo che questa è la ricetta originale pugliese. Le friselle pugliesi nell'antichità erano il cibo dei pescatori, così almeno si dice, perché essendo secche e quindi disidratate si mantenevano bene. I pescatori si dice che le bagnavano all'acqua di mare e poi le condivano semplicemente con olio e pomodoro. Qui ho messo anche il sale adesso, vedete, ho aggiunto il sale e continuo ad impastare. Quindi dicevo, è un piatto tipico salentino. Sono molto buoni, si trovano anche in tutta Italia, non soltanto nel Salento. Ormai hanno preso piede, sono diventate famose. Bene, continuo ad impastare e adesso lascio l'impasto così un po' grezzo, lo copro con un telo e lo lascio riposare un'ora. Dopo un'ora lo vado a riprendere, eccolo qua, e lo lavoro ancora un pochino, poi cambiamo anche questa ciotola. Ne prendo una pulita. Ok, lo lavoro fino a che non diventa ben sodo, compatto ed elastico. Naturalmente potete usare la planetaria, però non tutti hanno la planetaria. E poi ecco, per farle proprio come si facevano una volta. Bene, questa ciotola ci ho messo il goccio d'olio, l'ho oliata un pochino. Piego un po' l'impasto così. Ok, bene, ora lo lascio. Nel mio caso lo lascio a temperatura ambiente, quindi, e aspetterò che raddoppi, quindi non so, 3-4 ore, fa caldo, vediamo il tempo che ci vuole. Copro con la pellicola, ecco qua, e ci vediamo dopo. Mi controllo ogni tanto, la crescita del mio impasto. Ed eccolo qua, all'incirca dopo 4 ore, calcolate che sta facendo caldo, è cresciuto velocemente, naturalmente a temperatura ambiente, poi dipende dai vostri tempi, se volete potete fare anche un passaggio notturno in frigo, se state in frigo. Bene, lo verso sul piano di lavoro, piano piano, così.
La ricetta originale naturalmente prevede la semola. Io invece qui ho voluto variare anche perché, come vi ho detto sopra, sul canale abbiamo già un video con la semola. Quindi qui ho usato la farina 1, di tipo 1, una semi integrale con l'aggiunta di un po' di integrale. Ok, allungo, adesso vado a fare le pezzature. Allungo però così, io procedo così poi, ce ne farò 6, 6 pezzi, se le volete grandi grandi fatene soltanto 4, dividete a metà, poi tagliate ancora in due, io farò 3 pezzi, taglio a metà e poi faccio 3 pezzi, così non serve pesare a occhio, anche perché la caratteristica delle friselle è anche che sono un po' non regolari, diciamo, no? Altrimenti sembrano fatte con le macchine, quindi proprio così, caserecce, così. Anche se qualcuna viene un pochettino più piccola, non importa. Bene. Adesso ho preparato già la teglia con la carta forno dove le metterò a lievitare ancora un paio di ore. Faccio così, le piego, le arrotolo così un pochino. Mi faccio vedere così. Poi le pirlo un pochino, le arrotondo. Ecco qua, ne ho fatta già una, come vedete. Io naturalmente faccio dei tagli ai miei video perché altrimenti verrebbero troppo lunghi. E faccio così, faccio il buchino in mezzo al centro, così, e allargo, e ecco qua la ciambella. Ok, altrimenti fate i bastoncini e le attaccate, cioè chi fa così anche. Oh, io metto dei bicchierini al centro, bicchierini di liquore, li bagno con l'olio, in modo che poi li sfilo facilmente. Ecco qua. Ecco, e continuo fino a esaurimento. E poi, quando ho finito tutto questo lavoro, copro con la pellicola, cerco di non far attaccare la pellicola, quindi l'adagio sui bicchierini, se serve metto anche un altro bicchierino al centro. Ne metto soltanto tre perché a teglia, perché poi crescono, se no altrimenti mi si attaccano poi sia in cottura, perché poi la teglia va direttamente al forno. Bene. Allora, le lascio lievitare ancora un paio di ore, poi vi regolate quando le vedete gonfie. Tolgo i bicchierini, si tolgono facilmente perché c'è l'olio, e in forno, il forno a 250, poi come le inforno però abbasso a 220, altrimenti non debbono venire troppo colorite, vedete, ecco, appena così dorate, perché poi vanno tagliate e infornate per biscottarle, per tostarle, farle asciugare. Quindi le ho tenute 20 minuti all'incirca, forse anche meno. Le ho tirate fuori, ora le sto tagliando, vedete sono ancora bollenti, però magari facciamole raffreddare un pochino, ma non molto perché debbono essere tagliate calde. Questo perché deve venire questo effetto, vedete la mollica si deve alzare un pochino, altrimenti se le tagliamo fredde vengono come il pane, no, debbono proprio essere tagliate calde, per creare quell'effetto della mollica un pochino rialzata. Almeno così, così credo, così ho letto. Ecco qua, ecco, vedete, proprio così. Bene, queste sono le prime, quindi sono tre, ce ne vengono sei. Tiro fuori anche le altre, eccole qua. Io ho detto 20 minuti, però dipende molto dai vostri forni, quindi fate prima una prova. Per vedere, io ho messo forno statico,
Poi invece per tostarle, per biscottarle, metto ventilato, però abbasso a 180, poi vi scrivo in descrizione. Bene, eccole qua. L'ideale sarebbe metterle direttamente sulla gratella, però io le ho lasciate direttamente sulla teglia per evitare anche di scottarmi perché poi vanno girate, eccetera. Così vengono bene lo stesso. Eccole qua, si sono asciugate all'incirca 15 minuti, però regolatevi. Sono molto, molto carine, che ne dite? Sono venute bene. Adesso queste vanno farcite, vanno bagnate non all'acqua di mare, naturalmente al rubinetto, a meno che non siamo in uno specchio di acqua pulitissima in Puglia, in Sardegna, che so, in tante altre parti. L'ideale è il pomodoro, olio d'oliva, basilico, sedano e origano, naturalmente. Ma vanno farcite in Puglia, vanno farcite anche con il pesce, che sono veramente speciali. Bene, amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il mio video e a lasciare un like. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo.